Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione con lo Spirito Santo sia con tutti voi e con il tuo Spirito. Anzitutto, nel riconoscere i nostri peccati, un saluto grande a tutti i nostri parrocchiani di Borroni, di Sterpete, di Corvia e di Scafani. Ecco, questa messa è un modo per dimostrare che vi siamo vicini, che preghiamo insieme per voi, per le vostre famiglie. È un momento difficile, ma il modo migliore per affrontarlo è stare con Gesù. E allora chiediamo a Gesù che ci aiuti a perdonare i nostri peccati e a riconoscere la sua infinita misericordia. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Non ci abbandoni mai la tua grazia, o Padre, ci renda fedeli al tuo santo servizio e ci ottenga sempre il tuo aiuto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Daniele. In quei giorni Azaria si alzò e fece questa preghiera in mezzo al fuoco e aprendo la bocca disse: non ci abbandonare fino in fondo, per amore del tuo nome, non infrangere la tua alleanza, non ritirare da noi la tua misericordia, per amore di Abramo, tuo amico, di Isacco, tuo servo, di Israele, tuo santo, ai quali hai parlato, promettendo di moltiplicare la loro stirpe come le stelle del cielo, come la sabbia sulla spiaggia del mare. Ora invece, Signore, noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione. Oggi siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati. Ora non abbiamo più né principe, né profeta, né capo, né olocausto, né sacrificio, né oblazione, né incenso, né luogo per presentarti le primizie e trovare misericordia. Potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come olocausti di montoni di doni, come migliaia di grasse e miele. Tale sia oggi il nostro sacrificio davanti a te e ti sia gradito, perché non c'è delusione per coloro che confidano in te. Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto, non coprirci di vergogna. Fa con noi secondo la tua clemenza, secondo la tua grande misericordia. Salvaci con i tuoi prodigi, da gloria al tuo nome, Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a te. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri.
guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Buono e retto è il Signore. Indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia. Insegna ai poveri la sua via. Ricordati, Signore, la tua misericordia. Lode a te. Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte. E Gesù gli rispose, non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che vuole regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli ho presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo prostrato a terra lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito quel servo, trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te. Segnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore. Lode a te, O Cristo. Le letture che abbiamo ascoltato martedì della terza settimana di Quaresima oggi hanno un tema comune, è il tema della misericordia. Dio è misericordioso. Ma che significa la misericordia di Dio? La misericordia ha due componenti in ebraico, het ed eset, che significa amore e correzione. La misericordia non è semplice sopportazione o perdono inconsiderato. La misericordia richiede sempre una guida, richiede sempre un cammino, una correzione, ma nello stesso tempo
La misericordia è amore, è il grande amore di Dio. Noi facciamo fatica a conciliare l'aspetto della giustizia con l'aspetto della misericordia. E sbagliamo, perché ciò che è giusto è vero, ciò che è vero è amore, ciò che è amore è misericordia. Ecco, e le letture ci guidano a questo, non solo la prima lettura del profeta Daniele, ma anche il Salmo e soprattutto il Vangelo, che è la parabola del servo infingardo, si diceva una volta, quel servo che perdona quando gli fa comodo, quel servo che accumula debiti e poi va dal padrone e gli dice: perdonami, ho sbagliato. Il padrone non perdona, e poi però che fa lui? Non fa lo stesso, perché è infingato, cioè è maligno, ha nel cuore la malignità e non riesce a perdonare, non riesce a fare quello che il Padre Dio ha fatto nei suoi confronti, gli ha perdonato il debito. Ma come esce si dimentica di questo perdono. E allora prende il primo che gli doveva un debito e gli stringe il collo, quasi a dire: mi devi pagare tutto. Ecco, noi non dobbiamo fare così, dobbiamo dimenticare, ma dimenticare ragionevolmente, cioè dimenticare perdonando e facendo giustizia. Le due cose non sono contrapposte. Viviamo in un tempo di grande difficoltà, no? Un tempo di malattia, di epidemia, come è stata definita. In questo tempo bisogna essere solidali, comprensivi, non lasciarci prendere dalle emozioni, ma dalla solidarietà. Bisogna veramente pensare a quanto Dio è buono, quanto ci ha perdonato, come a questo servo. E se Dio mi ha perdonato tutto, perché io non faccio lo stesso? Perché? Ecco, chiediamo al Signore la grazia che ci aiuti, ma per ottenere questo abbiamo bisogno di tanta preghiera, di tanta umiltà. Questo è un tempo difficile, ma può essere un tempo di grazia, di enorme grazia, se noi lo usiamo per pregare. Lo usiamo per cercare da Dio ogni risposta che il nostro cuore ci dà. Concludo salutando tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento, veramente con tutto il cuore, pieno di gioia e di speranza, perché il Signore ci dà questa speranza. Quindi coraggio, forza, rispettiamo quello che ci chiedono gli scienziati, i medici, e non perdiamo la fiducia, perché dai momenti di prova, se li viviamo con l'amore di Gesù, con la preghiera, possiamo uscire più forti di prima, molto più forti. E allora oggi dalla nostra chiesa di Borroni vogliamo pregare per tutti, per tutta la nostra diocesi, per tutti i fedeli, per tutti i sacerdoti che faticano, che sono sofferenti, soprattutto quelli anziani e malati, perché il Signore ci aiuti tutti con la sua grazia a superare questo momento di difficoltà. Fratelli e sorelle, chiediamo al Padre la sapienza dello Spirito
perché ci aiuti a capire che la nostra conversione sarà autentica se ci prenderemo a cuore le necessità morali e materiali dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Preghiamo insieme, diciamo: donaci, o Signore, la tua misericordia. Donaci, o Signore, la tua misericordia. Per tutta la Chiesa, perché sempre più chiaramente si manifesti come luogo della riconciliazione, del servizio fraterno e del culto in spirito e verità, preghiamo. Donaci, o Signore, la tua misericordia. Per i popoli e gli individui oppressi da ogni forma di violenza, perché quando credono nella parola di Redentrice di Dio, li aiutino a ritrovare dignità, giustizia e pace, preghiamo. Donaci, o Signore, la tua misericordia. Per gli indifferenti, gli atei, senza speranza, perché trovino in noi seguaci di Cristo l'umile testimonianza di una fede che spera il senso del luogo della vita, preghiamo. Donaci, Signore, la tua misericordia. Per i malati nel corpo e nello spirito, perché il Signore Gesù illumini e risolverli e doni loro serenità e fiducia, preghiamo. Donaci, o Signore, la tua misericordia. Per noi qui presenti, perché raccogliamo le occasioni che questo tempo ci offre, le quaresia e i giorni feriali, le stazioni quaresimali, le vele, i digiuni e le opere di carità fraterna, preghiamo. Donaci, o Signore, la tua misericordia. Preghiamo per il nostro fratello defunto Antonio e per tutti i defunti delle nostre parrocchie. In particolare in questa messa ricordiamo tutti i sacerdoti parroci di Borroni che hanno dato la vita qui in questa parrocchia, perché il Signore Gesù li accolga nella comunione di tutti i santi. Noi ti preghiamo. Donaci, o Signore, la tua misericordia. Dio di sapienza e di misericordia, aiutaci a far scaturire da questa scuola quaresimale dei discepoli di Gesù i gesti e le parole di una conversione sincera e di una carità cordiale ed efficace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Guarda questo. La nostra mente.
sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. L'offerta di questo sacrificio, Signore, ci salvi dai nostri peccati e ci ottenga il dono del tuo amore misericordioso. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Ogni anno tu doni ai tuoi fedeli di prepararsi con gioia, purificati nello Spirito alla celebrazione della Pasqua, perché assimili la preghiera nella carità operosa, attingano ai misteri della redenzione e la pienezza della vita nuova. In Cristo tuo Figlio, Salvatore nostro, e noi uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente. Manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, nella notte in cui fu tradito, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e acceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Feliciano, Santa Angela da Foligno, Sant'Egidio e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gualtiero, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocata alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, pensando a tutte le persone che sono gravemente malate, che sono in quarantena, che fanno tanti sacrifici, e più di noi, che preghiamo per loro, perché il Signore li aiuti a superare questo momento di grande sofferenza. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua infinita misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua potenza e gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma guarda la fede della tua Chiesa e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio. Agnello. Che togli i peccati del mondo.
Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua presenza, ma di soltanto la parola di Dio. La comunione con il tuo corpo e il tuo sangue non sia per me motivo di condanna, ma di vita eterna. Preghiamo. La partecipazione a questo sacramento rinnovi, o Dio, la nostra vita, ci ottenga la libertà dal peccato e il conforto dalla tua protezione. Per Cristo nostro Signore. Salutiamo tutti i nostri parrocchiani, i nostri amici che ci hanno seguito e siamo uniti nella preghiera, nella speranza e nella carità. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Mentre trasformo